Io inizierei appunto con qualche domanda sulla Ternana. La squadra di Mimmo Toscano era una neopromossa in questa categoria, ma comunque è riuscita a centrare questa salvezza nonostante le tante vicissitudini. Ecco, vorrei un parere su questa squadra. Ecco, allora focalizziamo adesso l'attenzione sull'attualità, ovvero sui playoff. Ieri eri praticamente a Brescia per il big match tra il Brescia e il Livorno. Io ti dico la mia, io ho visto un Livorno forse un po' scarico, perché comunque dopo che aveva il sapore della Serie A in bocca si è ritrovata a fare questi playoff e un po' è stato sorpreso all'inizio da un Brescia che anch'esso non è che abbia fatto questa grande partita. Sì, ecco, estendiamo un attimo il discorso anche all'altra semifinale, diciamo una considerazione generale. Effettivamente le squadre che erano favorite alla vigilia, ovvero il Livorno e l'Empoli, seppur tra qualche difficoltà, hanno comunque centrato due pareggi, che sappiamo bene che i playoff non conta la regola delle coppe, ma conta la regola del posizionamento in classifica. Alla luce di queste considerazioni, secondo te al ritorno può succedere ancora di tutto o obiettivamente Livorno e comunque Empoli hanno dimostrato di avere qualcosa in più? Dall'altra parte, anche di là, insomma, abbiamo una squadra, mi riferisco all'Empoli, che
ha fatto un campionato grazie alla quale, insomma, c'è questa ulteriore competizione dei playoff, no? Quindi il campionato che sembrava segnato ormai per quello che riguarda, per quello che riguardava Sarri, è stata una squadra in continuo crescendo e grazie appunto a quello che è riuscito a fare, quindi a mantenere il distacco al di sotto dei 9 punti e con la prima del, diciamo che è stato il Livorno, no, la prima di sì comunque sì, esatto, il Livorno è stata la terza, il Livorno sì la prima, diciamo che è uscita dai, certo, dalla doppia posizione per andare su, è una squadra compatta, una squadra che ha un reparto poi offensivo, Saponara, Rocchi, Macaroni, Tavano. Io secondo il mio giudizio credo che l'Empoli, anche forse del fatto, insomma, del pareggio avuto a Novara, credo che non abbia grandi difficoltà, quindi per me la finale sarà Empoli. Sì, io farei adesso altre due domande conclusive sulla Serie B. La prima è la seguente. Chiaramente squadre come il Sassuolo e il Verona sono state giustamente celebrate perché hanno raggiunto un traguardo davvero prestigioso. Ma secondo te qual è stata però la squadra probabilmente rivelazione del campionato? Perché non sempre magari come rivelazione c'è una corazzata che ha vinto, perché forse quelle erano le favorite d'inizio anno. Ecco, la rivelazione. Problemi societari e tutto quello che più ne metta, credo che sotto l'aspetto del gioco, proprio il gioco effettivo, bello da vedere, produttivo, secondo me è il Bari che mi ha lasciato un po', diciamo, un giudizio, certo di dire, positivo al massimo, perché conoscendo un po' il lavoro di Torrente, un gioco direi bello da vedere, produttivo, efficace, ordinato, e quindi mi sento di dire che il Bari è la squadra che sotto l'aspetto del gioco mi è piaciuta di più. Ecco mister, sono d'accordo innanzitutto perché ha evidenziato un gioco sulle fasce molto bello, con calciatori come Fedato, Bellomo, ma lo stesso Caputo non era mai stato così prolifico. Ecco, io appunto volevo chiudere questa intervista con una domanda credo interessante. Alla luce della tua esperienza, secondo te quali sono stati i veri giovani in rivelazione? Perché ricordiamo che magari la Serie B rispetto alla Serie A già è avanti in questo, perché dà molto spazio ai giovani. Quelli pronti per la Serie A, scusa se ti interrompo, così magari chiarisco meglio la domanda. Quelli che secondo te potrebbero tentare il salto? Beh, diciamo che Saponara è forse è quello che almeno nell'annata è riuscito a ritagliarsi un po' il posto migliore, no? Poi per posizione di gioco, che sai, noi siamo affascinati da quello che sono gli aspetti, diciamo, anche di divertimento del gioco, quindi che appartengono a giocatori che sono nei reparti avanzati, no? Però ci sono tanti altri giocatori, insomma, Berardi del Sassuolo. Pronto? Sì, ascolto chiaramente. Le ali. Pronto? Sì, no, forse non senti bene. Le ali della Juventus. Le ali. Sì. È un portiere che insomma a me mi ha entusiasmato in modo direi positivissimo, perché insomma l'ho visto all'opera diverse volte. Ragazzo giovane ma grande prospettiva, quindi insomma. E poi ce ne sono tanti
altri, adesso magari qualcuno mi sfugge pure, però devo dire che la Serie B di quest'anno come non mai è riuscita, insomma, a far emergere